Ciao amici di Apicoltura Italiana Libera, facciamo la prima intervista a Dario Pozzoni, Residente, residente. comune di San Giacomo Filippo, San Bernardo 30, altezza tra 1100 e 1200 metri. Apicoltura Apicoltore stanziale, stanziale. apicoltore da 40 anni, Soltanto. ma soltanto da 20 anni con apicoltura in montagna, solo da 20 anni. E non Abbiamo. cambierei mai questo tipo di apicoltura con quella fatta in pianura, alla luce della mia esperienza. Perché? Ok. Semplicemente perché l'ambiente qui non è ancora stato compromesso dall'attività umana. Quindi abbiamo ancora un ambiente totalmente naturale. Il motivo è E si questo. vede. Facciamo vedere che più into the wild di così ci sono le cime delle montagne e basta. Quindi abbiamo delle difficoltà oggettive per la quota, delle difficoltà oggettive per i problemi ambientali, problemi meteorologici che abbiamo anche qui, mentre il positivo è quello che ho detto prima, un ambiente naturale in cui le api possono trovare tutto ciò che necessita loro anche in una stagione molto ristretta dal punto di vista temporale. Le api mangiano 12 mesi all'anno. Ma qui possono produrre soltanto qualcosa in aprile, poi maggio, giugno, luglio, qualcosa in agosto, residui e basta. Ok. Questi sono i motivi che mi hanno spinto a praticare l'apicoltura qui. Ecco, infatti la prima domanda che Il ti volevo prodotto fare naturalmente è di un certo livello. è top, So, top. so, Siamo neanche qua. sostanzialmente qui la base dell'alimentazione delle api è il rododendro. Più le altre essenze locali, prati di pascolo e altre essenze varie. E come possiamo vedere, raccolgono ancora Beh, adesso quasi chiaramente, ormai a. chiaramente. E anche molto sembrerebbe. Con delle rifioriture che ci sono, no? Un'altra essenza che c'è qui, e io ritengo ci sia anche in altre zone a questa altezza, è il timo serpillo. Il timo, che è la pianta da cui si ricava il timolo, che è potentemente disinfettante per le api. Non dà loro raccolto chiaramente, ma la bottinano in pieno perché è il loro disinfettante naturale. Ok. Qua vediamo delle arnie, perché Dario ce le ha sia all'esterno, calcolate che qua quando arriva la neve Sì, noi ne arriva parecchi. possiamo avere delle foto di un mucchio di neve alta così che dal basso uno non immagina che ci siano degli alveari. Però questa protezione, questo modo, questa arnia, anche se è sepolta totalmente da 1 metro di neve, permette alle api di vivere tranquillamente. Non crea problemi. Letteralmente, quando qui viene 1 metro, 1 metro e mezzo di neve, abbiamo letteralmente una montagna Quindi di fai neve vedere l'altezza quanto? qui. Sì, può arrivare qui la neve. Ecco, giusto per Può capirci, arrivare qui senza ragazzi. problemi. Porca miseria. Senza problemi, perché il metro di neve abbondante qui è abbastanza normale. Poi parlaci un po' di queste arnie che si Allora, autocostruisce. l'arnia è stata costruita, abbiamo già parlato di questo balconcino abbondante che serve sia in estate che in inverno e che protegge dalle intemperie, dalle tempeste di neve, dalle bufere di neve. Protegge perfettamente. 3 centimetri di spessore per la coibenza. Doppio fondo chiaramente, con questa reticella in estate per evitare l'introduzione di insetti e un listello di legno d'inverno che chiude chiaramente. Abbiamo un coperchio estivo banale compensato e coperchio invernale che poi vediamo coibentato. Non c'è più niente da aggiungere. Va bene, andiamo. È un'arnia sperimentata, messa a punto Legno in. nel tempo, messa a punto nel tempo, e che adesso penso sia una versione definitiva. Quindi è in Legno. funzione da almeno una quindicina d'anni. Legno Abbiamo. abete, si Vedete? può fare un bel abete tranquillo. Naturalmente sono da costruire a livello artigianale, uno se le deve fare. Una volta fatta, basta, non ci sono problemi. Senza pitturarle, No, notiamo, zero pittura. Ok,
c'è bisogno di mettere. Noti problemi di deriva causati dalla mancanza di pittura, per esempio? No, 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 no. L'ape deve avere possibilmente prodotti naturali. Senza pittura e senza neanche olio di lino cotto. No, cioè qua è proprio totalmente naturale, 100%. No, 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 non c'è problema. Non c'è problema. Qui abbiamo un ambiente, un altro vantaggio di questo ambiente è la mancanza sostanziale di umidità. Può piovere 15 giorni di fila, il giorno dopo è asciutto, come tutti sappiamo, perché è un mondo verticale, in pendenza, l'acqua se ne va. Quindi sulle arnie non c'è un problema di umidità come nelle pianure, soprattutto le umidità invernali. Qui c'è sempre secco, anzi è l'opposto. Però le api qui l'acqua la trovano sempre nell'ambiente, non c'è bisogno di fornirla. Importantissimo. La trovano sempre nell'ambiente, importantissimo. Devono sempre averla anche d'inverno, attenzione, sembrerebbe una roba da ridere, anche d'inverno le api hanno bisogno dell'acqua. Ma queste sono tutte chicche d'oro che vengono regalate a tutti voi apicoltori italiani liberi. Non c'è nessun merito mio, è l'ambiente. Vabbè. Il merito mio può essere quello di gestirle in un modo, darle una mano quando è necessario, perché la stagionalità è sempre balorda. Certe, diciamo così, scombussolamenti primaverili più che invernali, che vediamo spesso, danno da fare all'apicoltore. Quando tu hai la covata in pieno aprile, e la temperatura ci scende 5, 6, 7 sotto zero per qualche giorno, non è una cosa da ridere. Abbiamo sbalzi termici che arrivano a 40 gradi tra interno e esterno, e lì l'apicoltore deve essere capace di dare un aiuto alle api, sia con queste strutture, sia usando il telaio coibentato. Questo è l'aiuto che diamo loro. Già gli rubiamo il miele, qualcosa gli dobbiamo rendere. È quello. Capito? Le api naturalmente qui non vivrebbero, non è il loro mondo. Un insetto va verso il caldo, però ci stanno bene anche qui, con la mano dell'uomo, dell'apicoltore, che non deve sfruttarle. Non deve sfruttarle, soprattutto qui. È uno scambio. Questo non è un'apicoltura da reddito, è un'apicoltura da hobby, che ti dà delle belle soddisfazioni, però non bisogna sfruttarle. Quindi non sono vacche da mungere, ma... Sono vacche da mungere, sono da rispettare. Importante questo. Andiamo a vedere il super apiario interno, ragazzi. Vedete. Questo qua è uno spettacolo. Prima le avevo tutte qui. Poi quando ho sistemato il cascinale ho detto, ma perché non ne metto 6 sul balcone? Tanto faccio anche una panoramica sul posto, perché qui, ragazzi, siamo al top del top. Qui anche... sono le galline a far compagnia e qui abbiamo uno forse dei pochissimi apiari a stalla rimasti in Italia, forse l'unico in provincia di Sondrio, probabilmente anche in Lombardia. Allora possiamo mostrare il coperchio coibentato, possiamo mostrare il coperchio coibentato. Quelle viti qui sono un mio sfizio, non c'è bisogno, non ci sarebbero neanche bisogno da mettere, ma è un mio sfizio, diciamo. Quattro centimetri di materiale coibente alta densità con incorporato il nutritore, che per l'uso che tutti sappiamo. Questo è invernale, si mette pressa poco qui in ottobre, perché hanno ancora le coate, magari anche fine settembre, e le proteggiamo un po', perché fino a novembre abbiamo le coate invernali. E si toglie in primavera al momento opportuno. Si sostituisce con un banale coprifaro. Faccio un attimo una panoramica dell'apiario, perché qua è veramente uno spettacolo. Ti piace, Porca miseria. Mi piace quella posizione, quella postazione qui. Qui vivono meglio le api di molti esseri viventi, molti esseri umani. Sta meglio loro, ragazzi.
calme, tranquille, docilità estrema. Per quanto riguarda, posso parlare? Per quanto riguarda il diaframma, i diaframmi invernali, che sono importanti, io come diaframma uso oggetti di questo genere, inseriti al posto del telaino, che devono togliere volume all'arnia, non un banale telaino messo a un certo punto. Io metto questi, 1, 2, 3, 4 a secondo della bisogna, e restringo il volume che loro devono riscaldare d'inverno. Ecco, teniamo in considerazione che qua queste sono informazioni importanti, perché lui ha l'esperienza di un'apicoltura ad altissima quota. Quindi questo può valere anche in pianura, cioè mettere un telaino che distanzia, che so io, 5 favi dagli altri. Non, secondo te non. C'è sempre aria, c'è sempre volume libero da riscaldare, non cambia niente, non è sigillato. Io metto 1, 2, 3, 4, tenendo presente che l'arnia che ho descritto prima è a 9 telai, 9 telai, questa... per una mia scelta. Con diaframma? L'ho trovata ottima. Con diaframma in più? Sì. No, 9 telai normalmente, invece del solito 10 standard. Ok. Questo... alla bisogna. Io sono convinto che il diaframma è la riduzione del volume libero che loro devono riscaldare. Teniamo presente che nella mia esperienza l'invernamento delle api, delle famiglie, ma questo vale dappertutto, è sufficiente che abbiamo 4 telaini pieni, sono sufficienti. L'importante è che siano api nate in ottobre, novembre, fine settembre al massimo. Quando noi abbiamo un invernamento di una famiglia di 10 telai pieni, non è positivo. Consumano una quantità enorme e il maggior numero di quelle lì sono nate in un periodo per cui d'inverno moriranno. Quindi non è positivo, anche se l'apicoltore sul fatto dell'invernamento ha poche carte da giocare. Non puoi fare molto sull'invernamento, devi un po' seguire quello che succede. È difficile condizionare l'invernamento, che è una fase importantissima della vita delle api. Molto difficile. Ci puoi parlare un po' di queste arnie particolari? Sì. Facciamole vedere. Allora, quindi è un misto tra qualche anno fa, top bar e... Quindi vediamone una, ecco. La facciamo vedere qui, guarda. Sì. Facciamo vedere. Che c'abbiamo anche il telaino. Facciamo vedere qui. Di qui la facciamo vedere. Eccoci. Allora, devo dire qualcosa? Racconta quello che vuoi. Allora, ho deciso qualche anno fa di produrre questo tipo di arnia secondo quello che l'ape fa in natura nella costruzione del favo. L'ape costruisce un favo che dall'alto è largo e si restringe in modo tondeggiante più che scende. Naturalmente un'arnia tondeggiante diventerebbe una roba allucinante. Io l'ho fatta triangolare, è un volume leggermente più piccolo della mia normale a 9 telai, volume interno, con un numero di telai maggiori messi, per così dire, a favo freddo. Il famoso favo freddo, cioè dall'entrata è messo a 90 gradi, il famoso favo freddo. Io do una... Io do un input con questo telaino e un pezzettino di foglio cereo su questi angolini. Loro costruiscono liberamente, con la dimensione delle cellette che ritengono e non la dimensione delle cellette obbligatoria quando noi diamo un intero foglio di cera. Imposte dal regime degli apicoltori. Da certe nostre norme, da certe nostre consuetudini. Il risultato può essere questo. Questo qui è un favo da loro costruito, pieno di miele. È una meraviglia quel favo qui. Dici questo. Che questa cera ha residui di... pesticidi, insetticidi. Ma no, ma qui non esiste.
Sappiamo neanche cosa sono. Questo è un altro bravo contento quel benedetto materiale là. La melata di là, pesa cioè, enormemente. Che si dice. Pesa enormemente. Così costruiscono loro. È un'arnia per cui andiamo ad avere 12 favi per la lunghezza. 12 favi. I risultati per adesso sono difficili da valutare. Devo osservare una docilità eccezionale su questo. Non so il motivo. Già questo. Non so il motivo. Una docilità eccezionale in queste arnie qui. La produzione... fanno la produzione come le altre. Naturalmente le ho calcellato in modo da avere le dimensioni dei miei melari, che sono uguali a quella famosa la normale standard di 9 telai. Quindi non per è non avere dei melari di misure differenti. Non è come la top bar che ti obbliga a non poter mettere su. Questa ti permette di andare in produzione. Questa mi permette di mettere quei melari che io ho già per le altre, se no sarebbe un dramma. Questo per dire che potrebbe essere interessante anche come discorso per un'apicoltura normale sviluppata in normale. Altri termini. Devi solo calcolare che su in alto devi avere la dimensione del tuo melario, se no un apicoltore per fare degli esperimenti o cose del genere deve avere una serie di misure sballate che ti complicano la vita, chiaramente. Ripeto, i risultati di questo esperimento sono da valutare negli anni. Qui ne sono già 4. Ce ne sono già 4. Vediamo cosa succede. Non c'è niente di controproducente. Mi sembra che le api gradiscono molto questo modo, ma soprattutto è il fatto che loro costruiscono le dimensioni che preferiscono. Non le obblighiamo. Questo al di là della forma. Oltretutto anche c'era qualitativamente superiore. Perché rispetto. Dici così? Perché? Perché se la fanno loro, questa cera. Certo, cioè non lo diamo noi, il foglio non lo diamo noi. Non, quindi c'è un risparmio però, anche dal punto di vista. Io ti ho detto che i fogli cere io li produco soltanto con cera vergine. Con cera sì, assolutamente, ecco. Da opercolo. Ecco, no, raccontami. L'altra cera la si metta pure in commercio per altri usi, ma il foglio cere ho dato alle api deve essere quella bianca di opercolo, quella che profuma. Per intenderci, senza residui di niente, quella nuova che loro la fanno a chiusura dei melari e quindi la togli, è sempre nuova. Lo sottolineo perché magari non si è capito: qui Dario è in totale autosufficienza, certo, si produce autosufficienza totale, cera, melari, fogli cerei, certo, arnie, certo, cassette, certo, qualsiasi cosa. Quindi abbiamo tutto anche il possibile, diciamo. Tutto il possibile, non posso perché fare un escludo di regina, chiaramente lo devo comprare. Io non so se è merito dell'ambiente per cui qui la varroa è meno pesante e distruttiva che in altri posti. Abbiamo una stagione apistica di 3 mesi più corta rispetto a un centro o un sud Italia, chiaramente, stagione molto ristretta, quindi le coate, quindi la varroa si moltiplica meno. Altri motivi per cui la varroa dà meno fastidio non li conoscerei, non li saprei, forse l'ambiente. Comunque, la varroa a me non ha mai dato grossi problemi, lo posso dire chiaramente. Sì. Al presente niente. Che hai rilevato così? Nulla di niente. Nulla di. Io nella mia vita ho provato ad avere la peste americana, non deve spaventare, si prende la famiglia, sì, uno la distrugge, cioè, non è un capita, problema. Non è nulla di. Io ho provato a fare la messa sciame, ma è rischioso. Mi sembra di capire che non è un assoluto. Tu salvi magari una bella famiglia perché dispiace perderla, ma quando poi hai fatto una bella messa sciame con dei tempi di carenza abbondanti e vedi che si ripete il fenomeno, tu dici non vale la pena. L'apicoltore professionista prende l'arnia, brucia tutto. Io no, non posso bruciare queste arnie, le faccio disinfettare, distruggo il materiale, quello che c'è all'interno, chiaramente. Covata calcificata, sono anni che non la vedo più. Nosema? Nosema no, sono anni, covata calcificata è molto legata alla situazione ambientale, umidità, eccetera. Sì, infatti. Ho provato a vederla, sono anni che non la vedo più. Per cui la salubrità delle mie api per il momento è più che soddisfacente. Avvelenamenti da inquinamento. No, qui non esiste avvelenamento.
qui non siamo ancora arrivati a distruggere. Qui non ce l'abbiamo, purtroppo. Non ce l'abbiamo quei problemi. Ci abbiamo provato. L'agricoltura non esiste, quindi non siamo in presenza dell'apicoltura praticata dove c'è l'agricoltura. È un dramma. È un dramma. Quindi queste qui sono al presente le modalità di gestione delle api in un ambiente del genere, che può essere uguale per qualunque località a sud delle Alpi a una certa altezza. In prospettiva, io di anni ne ho tanti, non so quanto tempo potrò dedicarmi ancora a questo lavoro qui, ma in prospettiva qui, quei parassiti che ci stiamo attirando da tutto il mondo qui avranno vita difficile. Un calabrone asiatico qui non vive. L'etina tumida qui non può sopravvivere. Anche secondo me. Quindi da quel punto di vista lì, certe difficoltà ma certi vantaggi. Eh sì, sì, sì. Beh, mica possiamo avercele tutte noi. Almeno, cioè, quello. Almeno quello. Almeno quello. Cioè, abbiamo l'inverno che è una falce praticamente. Va bene, allora appoggio la telecamera qua, così mi metto la maschera. Faccio vedere, lascio vedere. Andiamo a vedere un interno di questo? E andiamo a vedere un interno. Un po' le api come vivono. Questo è il telaino che ho fatto costruire, vedi, che l'ho dato di sfogo e l'hanno costruito, da luglio adesso l'hanno costruito il telaino, non è riempito ma l'hanno costruito. Questo è stato uno sfogo, no? Quattro, sei, otto, questo è su 11 telaini, dovrebbe essere 12 come misure precise, ma io preferisco siano loro a decidere, a sbizzarrirsi, no? Si apre una famiglia, si sente un odore sempre, attenzione. Quando c'è la peste americana la senti subito l'odore. Sì, quell'odore acido proprio. L'odore acido, subito lo senti. Dovrebbero uscire dai profumi, qualcuno dice che l'aria dell'alveare è una solubilità eccezionale, no? Infatti si dovrebbe respirare le boccate di aria. Adesso mettono tipo un tubo che si attacca alla bocca, certo. Per respirare fanno pagare. Certo. E bisogna avere passione di quegli scientifici, niente da fare. Bisogna avere passione. E attenzione, noi possiamo avere, purtroppo, con questi inverni che ci ritroviamo, in pianura, peggio che qui, delle famiglie piene di alimenti tali da superare l'inverno, ma se poi mi volano tutto l'inverno per il clima che c'è, te le trovo in primavera che sono vuote. Perché l'ape, per superare un bel inverno, pur freddo come sia, ha bisogno di qualche chilo di miele e non di più. Non bisogna pensare che abbia bisogno di chissà cosa. Come? Miele, che è il loro alimento. Esatto, come è successo quest'anno che c'è stato l'inverno. E l'anno scorso no. E anche l'anno scorso. Sì, ormai lo ti volano tutto l'inverno, consumano quello che consumano, perché l'ape in situazioni di glomere consuma poco o niente. Se volano non producono, consuma già tanto, quando fanno le covate consumo esponenziale, ma quello è un altro discorso. Purtroppo sono questi i problemi anche di queste bizzarrie meteorologiche. E qui l'apicoltore deve dare una mano, deve intervenire, deve sapere quando è il momento. Perché un apicoltore che mi lascia morire le api d'inverno di fame non è un apicoltore. È come lasciar morire il proprio figlio di fame, non si può. Gli hai portato via il miele e
devi restituirgli qualcosa. Minimo, minimo sarebbe. Come minimo. È proprio così. E niente, cosa possiamo dire d'altro? Cose particolari e salienti. Cose di particolari. Di usare sempre l'escru di regina, perché a volte ci sentono delle voci, delle opinioni stranissime che dico che con l'escru di regina le api non vanno in melario. Ma è assurdo. Ma è una cosa assurda. Magari ci mettono un po' all'inizio, ma è normale. Ma è assurdo. Ma l'ape va in melario quando ha riempito sotto. Quando ha riempito sotto, va in magazzino. Anche certe pratiche di restringere perché vanno prima in magazzino melario. Ma è assurdo. Poi gli togli il melario e muoiono di fame. Ma è assurdo. Sono cose assurde. Dobbiamo rispettare la loro natura. Guai se non lo facciamo. Quindi ecco, magari secondo te potrebbe essere che non è la varroa il fattore determinante del collasso di un alveare, ma solo... Una serie di cose. Tenere presente che la varroa è un animale talmente micidiale per le api che ci dovremo convivere in eterno. La varroa danneggia l'api direttamente e indirettamente porta i suoi virus, perché la varroa è un portatore di virus. Più che la punturina di per sé. È un portatore di virus e dobbiamo tenerla assolutamente sotto controllo. Purtroppo da 45 anni fa adesso, dunque nell'80 è arrivata, da 35 anni fa adesso dobbiamo conviverci. E questo ha fatto diventare molto difficile il lavoro di agricoltore, molto difficile. Ecco, una domanda molto che interessa anche molto me è: come è stato l'arrivo della varroa? È arrivato dall'Asia, coi commerci. No, ma come è stato viverlo? In pochi anni. Come si è comportati gli enti? Che è successo? Quando è arrivata la varroa non si sapeva cosa fosse. Si trovavano le famiglie sparite e basta, finché ci si è accorti di questo insetto, nonostante fosse arrivata dall'Asia, arrivata in Russia prima che da noi e poi arrivata da noi. Come? Con le attività umane. Uno prende questo, lo porta a 500 km perché ha venduto un'aria a un altro ed è fatto. Perché la varroa non avrebbe mai potuto attraversare i deserti dell'Asia e le catene dell'Himalaya. La varroa è venuta qui in Europa, in tutto il mondo, che è stata portata dal modo sconsiderato dell'attività umana. È subito fatto. E si è dimostrato un parassita micidiale. E io ricordo che nei primi anni 80 è stato messo a punto l'Apistan e gli apicoltori pensavano di aver risolto il problema. Nei primi anni 80, buonanotte, in 2-3 anni la varroa si è adattata alla pistana, una capacità di difesa e di adattamento assolutamente eccezionale. Ti fa capire che non è una cosa passeggera. Sì, figurati, passeggera. La nostra ape collassa con la varroa. Oppure dovremmo dire le lasciamo morire tutte e vediamo cosa... e vedere cosa succede quelle che sopravvivono, perché in natura prima o poi si deve raggiungere un equilibrio. Ma il problema è che passa magari 100-200 anni e noi stiamo... O 2000. Non nei tempi umani, nei tempi della natura. Quello è il problema. L'umano ha creato questo problema qui, portando in giro le cose da una parte all'altra del mondo. Abbiamo creato noi il problema. Non si scappa. Così come ne abbiamo creati altri. Adesso ci dobbiamo convivere. E l'apicoltura con la varroa, praticamente, prima c'erano le patologie, ma la varroa è stata un'aggiunta micidiale. Purtroppo è così. È una realtà con cui ci si dobbiamo confrontare. Raccontami anche come è cambiato il tuo rapporto con l'arnia, le visite, a parte i trattamenti, con la varroa, proprio tutto il resto. È cambiato tutto. E il doppio fondo cosa serve? È stato inventato per la varroa, e se no, le arnie prima erano cose banali. Le visite sono più spesso, perché mi raccontavano che una volta si visitava 3 volte l'anno quasi. Non praticamente. Può andare le api una volta. Non è cambiato da così a così, in peggio. Con l'avvento della varroa è diventato difficile quel lavoro qui e puoi superare le difficoltà solo con anni di esperienza. Quindi se ti danno un aiuto, ben venga. Mi è capitato così, uno che lo sa, ti danno una mano. E gli risparmi un'esperienza che si deve fare nel tempo, capisci? Già abbiamo a che fare con un'attività
che è legata alla natura che fa le sue cose, no? Il clima in modo particolare. Quindi non puoi mai dire l'anno venturo sarà come quest'anno, mi comporto uguale, chi te l'ha detto? Non è mai uguale. Poi questa domanda, non so se te l'ho già fatta, cosa ti ha avvicinato le app? Cioè, come hai fatto? Niente, per vedere questi insetti, qualche informazione, l'amico apicoltore, vieni trascinato da questo discorso qui e dopo quando ce l'hai è difficile. Non ne esci più, non ne esci. È difficile. È un mondo affascinante. Dopo ci sono delle difficoltà, ti stimoli a superarle le difficoltà. Sei stimolato a superare le difficoltà, a trovare nuove soluzioni, a crearti il tuo apiario tutto da te, no? Tutto da te. Ok, poi un ultimo. Legato al tuo ambiente, perché tu devi allevare le api e gestirle, soprattutto gli effetti di quel maledetto acaro lì che la varrò, a secondo di dove ti trovi. I disciplinari generali, generalizzati, non valgono niente. In Sicilia sono 1200 km di distanza da qui, è un altro pianeta, ma vale anche in una pianura qui a 3 km, sono 200 metri d'altezza. Già Samolaco qua è... Dove ti trovi, tu devi calibrare gli interventi sulle tue api, dove ti trovi, è l'esperienza, questo te lo dice. O l'aiuto di chi ha fatto prima. Già ha fatto la sua esperienza, non so se mi spiego. Poi cosa ti volevo chiedere? Ah, ecco, si parla molto di cambiamenti climatici qua, così. Ci sono. Li stai notando? Siccome c'è chi dice non è vero, ma è vero. A 75 sentiamo, anni non ho notato i cambiamenti sentiamo climatici. Sentiamo la tua esperienza. Ma stai scherzando? Ma non solo. Di un apicoltore che quindi la osserva molto la natura. Alla mia età i cambiamenti climatici li ho già visti senza bisogno delle statistiche. Quindi ci sono e basta, ci conviviamo. Da quando secondo te più o meno è iniziato? Gli ultimi 45 anni i cambiamenti ci sono. Dopo la temperatura, il grado più, il grado meno, ma ci sono, si vedono, si toccano con mano. E non sono mai positivi, perché la natura si adatterà a tutto, ma nei tempi che dice lei, non nel nostro tempo. No. E tutto viene coinvolto, insetti, animali, vegetazione. È vero, non si scappa. Possiamo farci niente.